Giorgia e Chiara ci accompagnano in Puglia, a Urupia, una comunità intenzionale. Quando la raggiungiamo c'è molto movimento. Il preside di una scuola pubblica di Treviso, Francesco Codello, sta per tenere un incontro sulla scuola libertaria. Nessuno ha il diritto di sovrapporre la propria visione politica, la propria visione economica, la propria visione filosofica, la propria visione ideologica, nel rapporto educativo ai bambini. A Urupia c'è una scuola libertaria, nata da poco, ma molto promettente. Una scuola libertaria è una scuola autoeducante nella quale chi vi prende parte decide cosa vuole imparare e come. Urupia offre ospitalità a tutti coloro che sono interessati ad approfondire la vita di comunità. All'interno della comune non esiste proprietà privata di case, di terreni, di denaro o di mezzi di produzione, né lavori, sottoposti o salariati. In cucina c'è un tabellone con i giorni della settimana e i lavori da svolgere. Ognuno è libero di segnare il proprio nome dove vuole e di lavorare il numero di ore che vuole. Interessante, no? Ogni giorno, a pranzo e cena, il vino biologico di Urupia abbonda nelle tavole e delizia i commensali, stanchi ma soddisfatti dopo il lavoro al campo. È il momento più importante della giornata, quello che ti fa sentire parte di una grande squadra. Fra i lavori c'è il taglio della legna, l'aiuto nell'orto, i turni in cucina e la pulizia nella vigna. Con un po' di buon senso, tutti si impegnano affinché l'azienda collettiva rimanga in piedi. Questa sera Gianfranco ci insegna a fare le orecchiette e tutti i curiosi si riuniscono attorno a lui. La libertà degli individui è ciò che spinge Urupia a comportarsi da oltre 20 anni come un vero e proprio laboratorio sociale. Sarebbe bello se in tutta Italia ci fossero più esperimenti come questo. Grazie mille di tutto. Ciao. Ciao, buon viaggio. Ciao. Ora ci spostiamo nella terra dei Trulli.